attentamente la relazione del sindaco Spalletta, di fatto ha ricordato in aula quanto già detto nella prima commissione alla quale ha partecipato, poi alle altre commissioni di bilancio il sindaco non è venuto, l'ultima quella di ieri. Tra l'altro ho emesso un comunicato stampa dove ringraziavo il presidente Radini per il suo modo di condurre i lavori e ha dimostrato ancora una volta di essere super partes in commissione bilancio. Il sindaco l'ho definito il fuggitivo e confermo quanto ho rilasciato attraverso la stampa e lo ribadisco qui in aula. Oramai ci troviamo dinanzi ad un sindaco fuggitivo in tutti i sensi. Di fatto ha scaricato, come già dissi al bloghista Angelo Cristofanelli in una intervista, di fatto aveva già scaricato in commissione la sua maggioranza. Ad apposite domande sul bilancio, lo statista frascatano, consigliere, lo dico in senso ironico, Sergio Carlini, mi rispose si volti indietro e chiede spiegazioni al consigliere Mastrosanti sul problema residui. Questa è la dimostrazione che c'è uno scaricabarile in corso tra componenti della maggioranza, ma focalizziamoci quanto detto dal sindaco Spalletta. Nella sua relazione cita Frascati, da oggi avrà un futuro più chiaro, più trasparente. Io mi domando, un futuro più chiaro, più trasparente con un disavanzo di 39 milioni di euro, cari concittadini? Ha parlato Vince Frascati, più che altro penso che questa sia una relazione fortemente voluta da Vince, dove Spalletta ha attuato la parte dello scenografo, quindi curandogli è stata curata anche la regia di questa relazione. Ovviamente il sindaco Spalletta parla di un allarme dal 2012, un potenziale dissesto, un allarme evidenziato dalla Corte dei Conti. Beh, questa affermazione è gravissima, tecnicamente diventa ancora più grave quando il fuggitivo definisce un bilancio fittizio, bilanci fittiziamente virtuosi. A questo punto, cari colleghi Casagrande, Zangrilli, Tavani, Radini, ma anche agli assessori Filipponi, all'assessore Francesca Sbandella, per anni segretaria del Partito Democratico, la quale dichiarava attraverso la stampa che andava sempre tutto bene, lo stesso assessore Damiano Morelli, anche lui precedentemente assessore al bilancio. Ovviamente io le criticità sui bilanci le ho sempre poste anche negli anni passati, mai ho votato in maniera favorevole un bilancio previsionale consuntivo, criticando anche l'assessore Roberto Mastrosanti, però c'è anche un rispetto culturale ad assumersi le responsabilità. Quindi se il sindaco Spalletta ha dichiarato pubblicamente che ci sono gravi responsabilità degli amministratori 2012, di fatto il sindaco Spalletta questa mattina ha sfiduciato la sua maggioranza, ma non rendendosi conto però che coloro che lo hanno supportato sono coloro che votavano questi bilanci. E qui, caro sindaco, lei di fatto ha sfiduciato l'indirizzo politico precedente, ma anche l'indirizzo tecnico. Non posso affermare che tra me e la dottoressa Magnani corra buon sangue, però mi riconosca la dottoressa Magnani di essere stata presente in commissione, anche quando gli ho posto determinate, di fatto rispondendo a tutte le domande, è una cosa che le onora la dottoressa Magnani, che lei con grande umiltà ha detto, anche in senso ironico, faccio diciamo oggi da marafugne, perché se lei fosse stato un vero leader di una maggioranza, signor sindaco, lei ieri era presente, sarebbe stato presente in commissione e non avrebbe lasciato da sola il consigliere Radini e il consigliere Carlini come componenti della maggioranza in commissione bilancio, perché lei ieri si è chiuso nel suo confessionale
professionale dell'ammesso capo di gabinetto che continua a ribadire costa alla collettività 110.000 euro, soldi gettati. Perché se si investono 110.000 euro occorre portare a casa dei risultati, cosa che questi risultati ad oggi non ci sono assolutamente. Ancora più grave, signor Sindaco, quando nella penultima commissione le sono state poste delle domande sulla vicenda STS, di fatto lei ha dichiarato pubblicamente di non interloquire con l'amministratore delegato perché responsabile è l'assessore Morelli. Io posso anche criticare l'assessore Morelli su contenuti intendenti in patrimonio, però in questo caso mi sento di giustificare l'assessore Morelli, perché non è che Morelli debba essere scaricato perché lui ha una delega alle partecipate, perché quando si è leader a 360 gradi e ci si assume le responsabilità. Ancora una volta il fuggitivo è uscito dall'aula perché effettivamente ieri non si è presentato perché tende il confronto. E arriviamo adesso a snocciolare alguni dati, cari concittadini presenti, dovete sapere che nessun uomo al comando. Che ringrazio, ha effettuato una relazione molto molto critica, molto pesante, ma da un punto di vista proprio di contenuti tecnici e mancanza di visione e di indirizzo politico. Questo è quello che emerge, questo è quello che è grave. E che di fatto come si può venire questa mattina, leggere una relazioncina sicuramente ormai preparata dallo statista, tra virgolette, un altro statista della politica frascarana, questo Ricce, dove di fatto in maniera scientifica il Partito Democratico adesso si è completamente liquefatto, ma si è completamente liquefatto. È dynasty frascarana. Come abituati per anni a non emergere da un punto di vista di classe dirigente, abituati per anni ad obbedire ai comandi dai piani alti della politica, dai piani alti di Roma e dalle colline vicine del Senato Pastore, da colonna poi proiettate verso Frascati. E come diceva un ex sindaco della città di Frascati, con tutti i suoi difetti, però dimostrava di avere almeno una leadership e anche voti, alla fine la politica, cari colleghi, porta a fare i conti con la realtà, perché in politica non ci si improvvisa. E il discorso di questa mattina del sindaco Spalletta è improvvisazione politica. Di fatto ha scaricato voi, ma di fatto lo ha potuto fare per un semplice motivo: abituati a fare degli yes men per anni in città e ad obbedire sempre a qualcuno superiore di voi, di fatto il Partito Democratico, usufruendo di 9.000 euro dal sindaco Spalletta durante la campagna elettorale, visto che in questo caso lo abbiamo sollevato con tutte le opposizioni sui contributi elettorali, un sindaco che ancora rimane silente sulla vicenda di via Tolisei con le cooperative che hanno dato finanziamenti elettorali collegati a via Tolisei con gli scandali di mafia capitale e di fatto una maggioranza che non ha preso parola, si può permettere di scaricare questi soggetti perché è consapevole che tanto nessuno gli ha una contrapposizione, perché ad oggi i veterani della politica, in maniera particolare la persona che stimo più di tutti, il consigliere Casagrande, si dovrebbe alzare a non votare questo bilancio, perché è inammissibile votare un bilancio con 30 milioni di euro di disavanzo dove il sindaco pubblicamente dichiara che le responsabilità nascono dall'anno 2012 per le gravità che emergevano e che di fatto questi signori hanno continuato a votare come se nulla fosse. Qui parliamo di soldi pubblici, parliamo di soldi della collettività, una relazione del primo cittadino dove non emerge un indirizzo politico. Questo è grave il vostro silenzio se voterete questo bilancio, perché a questo punto sarete complici. Quello che ho detto al Presidente del Consiglio Peduto, al quale gli va riconosciuta scaltrezza, perché Peduto in questo momento della sua fase politica gongola, perché mai gli ricapiterà di essere, tra virgolette, il sindaco dietro le quinte della città, perché l'obiettivo di Peduto, una volta che si è tolto Franco Posa, dice: ora qui prendo tutta in mano la situazione. E questo è quello che ormai sta emergendo. Tutto rispetto, non può essere data davanti che apre una crisi di maggioranza contro Peduto, perché non lo farà mai. Ma cari colleghi, Adotti, Dessi, Roberto, Paola Franco, dobbiamo dire le cose come stanno. I bilanci, che comunque c'è una
vicenda residui che nasce dall'amministrazione comunale, se andiamo a vedere i vari assessori che si sono susseguiti nel corso degli anni, sono tutti stati assessori appartenenti, cari concittadini, alla struttura partitica. Tutti assessori che facevano parte dell'area DS, poi Margherita, poi Partito Democratico. Quindi tutti assessori che di fatto non sarebbero mai andati in contrasto alla linea del partito. Perché poi la relazione dei revisori, voglio iniziare a leggere alcuni passaggi, effettivamente lascia riflettere. Proprio qualche giorno fa, con grande onestà, perché non ci sono segreti, incontrando casualmente il presidente del Consiglio Veduto, si parlava del bilancio, ha detto le sue parole: caro presidente, questo è un consiglio comunale che dovrebbe durare veramente oggi 10 minuti, perché se ci fosse la responsabilità politica, il sindaco Spalletta, e sottolineo, uomo voluto dalle lobby per scenari politici di spartizione tra Scali e Marino, di fatto, trovandosi in un'improvvisazione, ora deve fare i conti con la politica. E mi riallaccio al discorso che facevo poc'anzi, come diceva un ex sindaco: alla fine la politica ti porta ad affrontare la realtà e devi fare i conti con la realtà.